What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Valiant Hearts. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo riusciti comunque a far fuggire Emil dal reggimento in cui era tenuto prigioniero. Abbiamo incontrato Genio, sarebbe a dire questo dolcissimo cane che ha iniziato insomma ad accompagnarci nel nostro viaggio. Abbiamo rincontrato Freddy e come ultima cosa ragazzi abbiamo incontrato a quanto pare un nuovo personaggio di nome Anna che ci aveva chiappato con la sua macchina, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Il suo nome era Anna, una studentessa belga residente a Parigi. Era sulle tracce del padre scomparso. Per una volta il fato sorrideva loro. Andavano nella stessa direzione. E meno male. Si stavano avvicinando a Vimy quando uno squadrone tedesco li avvistò. Ok. Purtroppo la fortuna ci ha sorriso fino a un certo punto. Perfetto ragazzi, possiamo spostare la macchina. Ma dai! Oh! Oddio raga. Fantastica pure sta cosa. Oddio, è bellissimo. Cioè, ah! Merda. Ok. Gli spari dell'aereo, ragazzi, non so se ci rendiamo conto. Sono a tempo di musica e anche le bombe che cadono. Che spettacolo, dai. Oh, merda. Ci potete lasciare in pace? Dai. È divertentissima sta cosa. A parte che vedete ragazzi quanto sono fatti bene gli effetti del disegnino. Cioè, oh merda. Ah, perfetto, ci indica pure dove stanno le mine. Fantastico. Cerchiamo di fare attenzione perché non vorrei sinceramente saltare in aria. Aiuto, aiuto. Anche se ci si aggiungono pure le mine, siamo a posto. Oddio raga, non riesco a smettere di ridere. Cioè, fantastica sta cosa. Tutto a ritmo di musica. Cioè, ma dai, che genialata è. Oh, oh. Non me lasciate in pace. Aiuto. Ok, è quello che sta cercando Freddy. E che sta cercando anche... No, dai. Non gli fate succedere niente, per favore. Ok, c'è bisogno di medicinali, Genio, so benissimo che tu mi aiuterai. 22 aprile, il labirinto. Ok, sì, ma non ti far sentire, amore, non ti far sentire. Stai in silenzio, ok, dobbiamo aspettare che... Ovviamente il tipo si allontani. Anche perché dovrò abbattere questa sorta di barricata. Ecco qua. Ah, ma è di là! Pensavo fosse dall'altra parte. Ah, Mizzi, che è lì. Quanto so deficiente, ragazzi. Cioè, vabbè. Senza parole, eh. Senza parole. Pensavo fosse dall'altra parte della barricata. Invece è una sorta di zoom verso lì. Ok, allora mi devo muovere. Vieni, vieni, Genio! Ma che cazzo... Ma che cosa dovrei fare? No, serio. Abbatterlo col padellino direi che è fuori questione, ok. Ma che cazzarola devo fare? Scusa, ne? Non so cosa fare, ragazzi, ve lo giuro. Minchia, già stamattina non è che sono proprio la persona più calma del mondo. Se non riesco manco a capire, cioè sono talmente deficiente. Ah... Cioè, ma andate a fare in... A prendere bombe a mano, va a cagare, va. Sì, ma se il tipo è sempre lì, come dovrei fare? Ah, non è che gli spara, no? Ah. Perfetto, grazie amore, vedi? Che tu sei il più genio del mondo, il più genio del mondo sei. Ecco, attenzione, bravo amore, vedi quanto sei intelligente. Boom. Ok, ce l'abbiamo...
La devo lanciare sopra la barricata. Quanto posso essere deficiente oggi? Quanto posso esserlo? Fantastico. Ok, adesso sì. E che cavolo. Oh, aspetta amore, non t'allontanare senza di me. Aspetta, ok. Andiamo, andiamo, dai. Adesso possiamo passare. Benissimo. Qua sì, posso abbatterlo con la mia incredibile padellina. E qua devo entrare. Ok, sono risbucata di qua. Oh merda. Oh merda. Dove stanno arrivando? Genio, vieni qua. Ok, perfetto. Quindi ci dobbiamo nascondere. Oh merda. Genio, vai lì. Porca troia. Vabbè. Meno male che sono rimasta nascosta. Per una volta in vita mia ho fatto una cosa buona. Perfetto, Genio, tu rimani di là, perché io tra l'altro qua non gli posso fare assolutamente niente. Che cosa dovrebbe fare sto povero cane? Cioè, quante cose pretendo io da sto povero cane? Lo devo guidare, ragazzi, evidentemente ci sarà qualcosa da prendere più dietro, ovviamente. Ok, stiamo dietro a questi imbecilli. Vediamo che cosa deve fare sto povero cane. Eccolo là, infatti, vedete? Quello che mi serviva, perfetto. Facciamo in fretta, penso di riuscire a fare in tempo, perlomeno a nascondermi qui. Ok. Aspetta lì tu, Genio, non muoverti, perché i cattivoni stanno tornando. Eccoli qua. Ok. Vieni, amore. Bravissimo. Ti sei meritato un premio che non ho. Perfetto. Ok, ovviamente lo strumento si è sfasciato appena l'ho utilizzato. Andiamo. Cosa ci aspetterà mai dall'altra parte? Ok, il labirinto. I tedeschi fortificarono rapidamente le loro posizioni a Vimy e Neuville-Saint-Vaast, costruendo il cosiddetto labirinto, una complessa rete di trincee e tunnel collegati ad alloggi sotterranei. Caspiterina. Come sempre, ragazzi, informazioni estremamente interessanti che probabilmente leggerò quando avrò tempo da dedicare. Ok, restiamo nascosti. Vieni qua, amore, muoviti. Non stare sotto tiro. Perfetto. Ecco qua. Qua siamo al sicuro. Oh merda. Qua direi di no. Vai, amore, vai, pensaci tu. Ok, pensavo avesse intenzione di fargli del male. Lo devo accoppare? Ecco qua. Amore, vedi che sei un genio. Oh merda. Cos'ha quest'uomo? Ah, ok, lo devo semplicemente spostare per far spazio a Genio. Fantastico. Allora, qui che abbiamo? C'è quello che ci serve? Che cos'è? Fiala no di nevrostenina, ok. Per migliorare il morale e lo stato fisico della truppa, talvolta i medici iniettavano ai soldati una dose di nevrostenina, un composto di magnesio e potassio che rinvigoriva gli uomini esausti. Mamma mia, ragazzi. Che tempi. Che c'è, amore? Già l'ho preso, guarda, vedi che non c'è più. Vieni. Vieni con me, vieni, amore. Già l'ho preso, non preoccuparti. So che tu sei un cane premuroso, eccetera, eccetera, ma non devi preoccuparti. Ok, prendiamo questo. Qua c'è il candelotto di dinamite che devo collegare, ovviamente, immagino, qua. Perfetto. È l'unica cosa che ci devo collegare? Ah, ok, qua ci devo collegare il detonatore, giustamente. La dinamite, quanto sono idiota, la devo collegare qua. Merda. È pericolosissimo, rischiosissimo. Perfetto. Ok. Anche perché torna subito su lo stronzetto, eh. Benissimo, devo trovare un altro candelotto di dinamite. Probabilmente lo dovrà prendere Genio passando di qua. Vediamo un attimo, non ci ho fatto caso, no. Di qua si alza la barriera, diciamo, quindi non c'è nulla. Di qua, ah, eccolo là. Perfetto, amore, dai, portalo a me, dai.
tu sei un genio, lo dirò sempre, lo dirò sempre. Ok, il detonatore è rimasto qua, perfetto. Attendiamo che il cattivone se ne vada. Ecco qua. Colleghiamo anche questi altri tre candelotti e non ci resta che attaccare poi il detonatore. Subitissimo, Emil. Posso? Benissimo, è arrivato il momento di far esplodere tutto. E boom! Il fumo copre i nostri passi, ragazzi. Andiamo. Vediamo un po'. Comunque, cioè, qua di regola dovrebbero esserci diversi oggetti. Ok, diversi oggetti, ragazzi, ne ho trovato soltanto uno. Che strano, vabbè. Allora, ci serve questo, probabilmente per coprire i nostri passi, perché il tipo da lì, ragazzi, sembra non volersi assolutamente muovere. Per cui stiamo attenti. Stai vicino a me, genio. Vieni qua. E che cavolo, non ti devi mettere in pericolo, capito? Ok, lui va avanti da solo. Non suppongo di dover scavare. Boom. Boom. Ah, minchia. Ragazzi, per un pelo di sedere non mi ha visto, eh. Io che volevo accopparlo. Ok, a quanto pare non devo accopparlo. Qua c'è un'altra porta, però non posso entrare visto che è chiusa. Lì ci sono le chiavi, ma abbiamo bisogno di far scendere genio. Ok, 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 ok. Ci serve una leva. Ci serve una leva perché dobbiamo farlo scendere attraverso il cestino. Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Allora, questa botte, ragazzi... Ah, la dobbiamo spostare? Ok, come dovrei fare a passare? Ok, la leva è di qua, ma... Aspetta, 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 Emil. Possiamo passarci sopra? Ok, perfetto. Perché complicarci la vita, effettivamente? Allora, qui c'è una bottiglia di vino. Ci servirà pure a qualcosa. Qua non c'è più niente, almeno così sembrerebbe. E la bottiglia di vino a qualcosa ci deve servire. A che cosa però? Ok, immagino che la leva sia lì dentro. Però devo distrarlo, proviamo così. Lo accoppo, ecco fatto. Passiamo di qua. Oh merda. Eccola qua, era proprio quello che mi serviva. Ah, qua c'è un oggetto, eccolo qua. Sono sardine. Ai soldati era fornito il rancio dell'esercito, ma si potevano anche ricevere pacchi da casa per integrare la dieta. Le sardine e il patè in scatola offrivano un apporto nutritivo di gran lunga migliore di quello normale. Ah, ok, adesso che ho la leva posso farti scendere, amore. Lo sai che posso farti scendere? Vai, entra pure nel cestino. Ecco fatto, il mio piccolo che è arrivato. Vieni con me. Ecco, il cane non fa, insomma, venire alcun sospetto nei soldati. Va bene, ok. Chi se ne frega, chissà ma perché mai un cane dovrebbe essere lì. Ok, genio, tocca a te. Tocca a te prendere le chiavi. Vai, vai. Ecco qua. Amore, grazie. Ma può prendere... Ah, può prendere anche quell'altro oggetto. Ecco qua. Monete inglesi, la guerra infuriava ma la vita continuava e così pure l'economia. L'economia di guerra impiegava sia il baratto sia la valuta monetaria. I soldati potevano acquistare provviste con la loro paga. Nel 1914 la paga di un soldato semplice francese ammontava a 85 centesimi di franco al giorno, mentre in Italia era di circa 90 centesimi di lira al mese. Tale somma era irrisoria, un operaio guadagnava infatti circa 7 lire al mese. Madonna, ragazzi, senti queste cifre, tipo un centinaio di anni dopo, è veramente incredibile. Ok, ci siamo, finalmente. Cosa c'è qua? Questo si può spostare, ok, ma vediamo un attimo prima cosa dobbiamo fare. Tac, tac, tac. Allora, qua bisogna metterci una valvola, questo è poco ma sicuro. Sta caspita di cabina, se può spostare, ma... Ok, per lasciare... spazio a un altro ingresso. L'ingresso ci porta qui e quella è la valvola che ci interessa. Perfetto, amore, prova a tirare, a spingere quella leva. Ok,
ok, che ci dovrei fare con questo? Non lo so. Ci serve qualcos'altro. Proviamo ad entrare in quest'altro ingresso. Allora, vediamo un attimo cosa succede se... Ah, ecco qua ragazzi, perfetto. Bastava spostare il gancio, giustamente. Di quanto ancora lo devo spostare però, scusane. Ma che è la storia infinita? Eccola là, perfetto. Tac. Whee! Problema già risolto. Portala di qua, portala di qua, portala di qua. Yeah. Ok, io la porto più a destra possibile. Perfetto. Ok, non ci resta che tornare di là. Me la prendo. Ah, certo, abbassando la leva. Vai, genio, vai. Tac. Whee! Ecco fatto. Ammazza quanto pesa. Mi sembra veramente molto pesante. Ecco fatto. Ok, adesso sì, possiamo aprirci il passaggio. Ma dove caspiterina sta st'infermieria, scusa? Ma perché dovrei avere il suggerimento del piccione? Non capisco. Va bene, ok, stiamo furtivi perché qui qualcosa non va. Siamo nella tana del leone, ragazzi. Allora, l'infermeria dice che sta di qua. Ok, questi stanno a fare allenamento, guarda caso, giusto davanti all'infermeria. Ma io te do fuoco, io te faccio saltare. Io te faccio saltare in aria, capito? E posso dar fuoco al dirigibile, posso... Oh! Madonna. Ah, è il padre di Anna, quel signore. Era ecco. Fuggito di nuovo, ma Emil doveva ancora trovare le medicine per Freddy. Oh. Si rimisero subito in cammino. Amico. Il loro viaggio li avrebbe portati a Reims, dove finalmente avrebbero rintracciato lo sfuggente barone e il suo Zeppelin. Sarebbe ora, insomma. Stiamo a seguire tipo da 20 miliardi di chilometri. Amico, ti sei rimesso? Mamma mia. Ok. Attento, amico. Oh, mannaggia. Ok. Genio non è con noi. Ok, aspettiamo che finiscano di cadere le bombe e diamoci una mossa. Aiuto! Oh! Minchia! Mi dovete dare un attimo di respiro! Minchia, è terribile questo! Tutto ciò è veramente terribile! Minchia, Freddy lo odia proprio con tutto il cuore! Lo vuole proprio prendere, acchiappare e vederlo morto! Ma è Notre Dame, scusa! Ok, siamo tornati da Emile, da Genio. Sembrerebbe. Ok, questa signora... Ah! Vai, vai tu a prenderlo, amore. Vai, aiutalo. Sì, ecco, ecco. Ecco qua suo marito. Immagino sia il marito, no? Perfetto, Anna fornisce le cure necessarie. La cattedrale di Reims. No, non è Notre Dame, ma somiglia. Il fronte interno. Madonna Gesù, ragazzi. Ok, ragazzi, il pad si è impallato e la vibrazione non smette di funzionare, quindi... Benissimo. Sì, c'è bisogno di aiuto. Certo, amico, certo, ci pensiamo noi. Siamo qua apposta, non si preoccupi. Troveremo la leva di cui ha bisogno. Certo, certo. Oh, madonna, perché lo devo portare così in basso? Noi comunque da qua non ci possiamo passare, per cui serve a qualcosa. Aspettate un attimo. Allora, proviamo ad entrare prima di qua. Ecco qua, cosa c'è qui? Un oggetto... Tutta da lavoro. Il nuovo ruolo delle donne che andavano a ricoprire posizioni di responsabilità innescò un cambiamento nella società italiana fino ad allora fortemente maschilista. Ma dai, non l'avrei mai detto. Allora, ecco qua, come potete vedere, qui il nostro caro amico Genio può andare su. Quindi questo ci servirà. Genio, vai lì, non muoverti. Ok, tiriamolo su.
Tac, 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 tac. Ecco fatto. Ma la leva dove sta? Scusi, Ma qualcosa... Cioè, dove cazzarola sta sta leva? Scusa, eh. Ah, io qua potevo entrare. Ok, e genio è miracolosamente apparso anche qui. Wow, è il dono dell'ubiquità. Oddio, ti aiutiamo noi, piccola. Sta tranquilla, sta tranquilla. Ci pensiamo noi, ok? Solo che... Come cazzarola ci passo io qua, mo? Ah, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Allora, le cose, i misteri si infittiscono. Questo è poco ma sicuro. Madonna santa, quante persone dobbiamo aiutare. Allora, vediamo un attimo di qua se c'è qualcosa che ci può essere utile. Un oggetto, che roba è? Maschera antigas rudimentale. Avevamo già visto la volta scorsa una roba del genere. Vediamo se qua sopra c'è qualcosa, ragazzi, che ci può essere utile. Qua dobbiamo staccare sto coso. Delle pinze erano sotto, se non sbaglio, dalla parte della bambina. Solo che come cavolo ci arrivo io lì? Che proviamo a spingerlo più avanti, che vedevo lì. Ecco qua, ok. A posto. Abbiamo quello che ci serve, ho capito amore, ho capito. Andiamo su. Quell'altro poveretto che insisteva per la leva è ancora lì però. L'ho lasciato lì, l'ho abbandonato a se stesso. Allora, tagliamo qua. Tac. Ecco qua che è il filo più resistente del mondo. Perfetto, ok. Questo signore lo abbiamo salvato, lo abbiamo aiutato. Mi deve essere qualcosa che mi è sfuggito lì, ragazzi. Dov'è quel signore della leva? Allora, qua non abbiamo più niente da fare. Vediamo se qua possiamo fare qualcosa. Che cosa guarda sto signore? Vabbè, ok, qualunque cosa dica per me vale. Ah! Vuole che lo sposto? Ma che davvero dice? Siamo troppo pochi, infatti, vedi, ci servono altre persone. One eternity later. Ragazzi, poi ditemi che non devo picchiarmi da sola. Perché la leva era lì da quando quel tipo è stato spostato. Vabbè, io direi che forse è meglio lasciar perdere e non commentare, guarda, eh. Dammi pure la leva. Che direi che la cosa migliore è per adesso, anche se suppongo che il cane debba portarla al tizio di sopra. Per cui gliela dovrò comunque ridare. Ok, vieni qua amore, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Tieni. Gliela posso ridare la leva? Mi auguro di sì, ok. Vai pure lì. Rimanici, non ti muovere, non ti muovere. Ok, perfetto. Tiriamolo su, adesso suppongo proprio che il cane potrà essere così intelligente da inserire la leva lì. Ecco qua. Hai visto com'è bravo il mio cane? Hai visto com'è intelligente? La leva potresti tirarla anche tu, non credi? Però, vabbè, diciamo di sì. Ecco fatto, buon uomo, adesso è contento. Vada pure, vada pure. E tira pure sulla leva perché... Ah, aspetta, quanto sono stupida. Posso andare a vedere dentro a quell'armadietto, visto che ci sto, scusatene. Sono così stupida, ragazzi, che non avevo manco messo a registrare la mia pesca. Ma oggi mi sa che è proprio una giornata. No, assolutamente no. Ok, vediamo cosa c'è. Ah, ok. Era così sottile che manco si capiva cosa diavolo fosse. Rasoio di sicurezza. Ok. Direi che possiamo andare, amore. Ma ti tocca purtroppo tirare la leva e dovrò tirarti giù. Ok. Vieni pure giù, amore. Vieni qua, vieni qua. Ho capito, ma... Ok, dobbiamo chiedere aiuto a sta gente, in pratica. Questo qua è comunque... Che c'è qua dentro? Che c'è? Che c'è? Cos'hai? Scava, scava, amore, dai, scava, scava. Cos'è? Oh, volantino pubblicitario, perfetto. Ma ce la famo? Minchia, ci manca ancora qualcuno? Minchia, un uomo ci manca, uno. Uno che è uno. Dove cavolo lo prendo? Buon uomo, mi aiuta, grazie. Per favore, perfetto. Oh, finalmente. Oh, la grande, ragazzi. Siete grandi. Tutti grandi. Ehi, vieni qua, dove vai? Oh, andiamo di sotto, va.
Ok, Freddy era corso di qua, per cui direi di andare e spero di non trovare brutte sorprese. Che c'è, amore? Non correre! Genio, vieni qua! Non ti devi allontanare da me però, eh? Non va bene così. Oddio, che sta succedendo? Oh mio Dio. Oh madonna, tra poco qua crolla tutto. Ma che cazzo? Eccolo là, e te pareva. Vabbè ragazzi, allora, mi ha appena salvato la partita. Oggi abbiamo fatto la conoscenza di Anna, abbiamo scoperto chi è suo padre ed è prigioniero anche lui di questo malefico tizio. Per cui vabbè, questa sembrerebbe essere una sorta di boss battle effettivamente, per cui la riprenderemo la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Ciao a tutti ragazzi, la giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!